Buonasera, uno dice vado a farmi un giro da solo in Vespa o arrivi, comincia a piovere e non era previsto, tre gocce per carità. Guardate dove ho portato, questa si chiama Piazza Gaia Aulenti a Milano, potremmo definirla una piccola parte di New York dentro alla città di Milano, poi magari la conoscete già, per carità di Dio, però è sempre molto caratteristica, molto particolare, molto cara, perché qua ci sono palazzi che costano l'ira di Dio. Lì avanti c'è il famoso bosco verticale, vediamo se riesco a farvelo vedere e inquadrarlo. Davanti c'è la sede dell'Inter, cioè qua, quindi, eccolo là, bosco verticale alle mie spalle, lo vedete? Lì. Tutte quelle piante, cioè, comunque piccola New York, no? Little New York. Perché ho citato New York? Perché, ragazzi, manca lo sponsor alla Juve. Ecco perché le nuove maglie non sono state ancora presentate ufficialmente, le vediamo sul web. Le ritengo molto belle, anche se a me piacciono di più con le righe più strette, però mi piacciono con le righe piene, senza ghirigori, senza stilizzazioni, ecco, del bianco e nero, soprattutto senza mai più tornare a quel metà bianco e metà nero, ecco, il bosco verticale del periodo di Maurizio Sarri, quella poteva essere una seconda barra terza maglia, ecco, si poteva tollerare per quello, ma credo che non tornerà più una roba del genere come prima maglia. Guardate anche là in alto, New York. E ho citato New York perché, oltre che a sembrare trovarcisi, perché sembra che sia una compagnia telefonica americana, uno dei candidati ad essere sponsor della Juve, l'altra una compagnia aerea araba, ovviamente adesso qua non facciamo i nomi perché non si può fare sostanzialmente pubblicità, però questo è. Perché? Perché la Juve, tornando in Europa e nel mondo con il Mondiale per Club, sempre che le proteste che stanno montando non ottengano di spostarlo più in là, ma non credo perché ormai è già stato organizzato, ecco, siccome la Juve è tornata a livello internazionale prepotentemente, in un colpo solo in due competizioni, Champions e Mondiale per Club, vuole darsi una dimensione internazionale anche attraverso uno sponsor che non sia necessariamente la Jeep, che è vero che è di matrice americana, ma naturalmente di casa Fiat, no? Questo non significa che la Fiat o il gruppo Stellantis si sia staccato e abbia dimenticato la Juventus. Significa cercare di dare una dimensione un po' più internazionale attraverso compagnie diffuse in tutto il mondo, ma con matrice di nascita o negli Stati Uniti o in Arabia. È chiaro che è una ricerca lunga questa. Uno dice, ma la Juve come fa a far così fatica a trovare uno sponsor, un main sponsor da mettere sulle magliette, cioè uno sponsor principale? Perché la Juve vuole un sacco di soldi. La Jeep mi sembra che garantisse sui 40 milioni l'anno, adesso giù di lì, 40-50. La Juve sta puntando molto più su, a una settantina almeno di milioni, e non è semplice. Non è semplice. Perché? Perché secondo me giocano un po' al ribasso sulla scorta di quello che è successo l'anno scorso, quando il mirabile salvataggio del brand ha comportato che una Juve fuori dalle coppe, fuori dall'Europa, fosse da alcuni sponsor, minori, abbandonata e da altri abbia subito una revisione abbastanza tosta della cifra. Vedasi per esempio Adidas, che versava 40, e l'anno scorso versasse molto meno, tanto qua c'è la rita che gira, però d'altra parte siamo in mezzo alla gente. Questo vi dà l'idea di quanto sia difficile, anche dopo un solo anno, ricostruire un'immagine Juventus all'altezza della sua tradizione, all'altezza del suo valore e all'altezza dei suoi progetti, che naturalmente non possono essere messi subito in pratica,
perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, perché i soldi non piovono dal cielo, ma che hanno bisogno ovviamente poi di un finanziamento per potersi attuare gradualmente. Io ho già avvertito, leggendo i vostri commenti al video di oggi, la diffidenza nei confronti di certi nomi che vengono fatti sul mercato, lo stesso Douglas Lewis. Perché se è così forte la Aston Villa lo lascia andare via? Forse perché lui vuole andare via dalla Aston Villa di fronte alla prospettiva di giocare nella Juventus. Forse perché la Juventus vale qualcosa di più della Aston Villa a livello di prestigio mondiale o no? Quindi bisogna anche farsi questa domanda. Non chiedersi solo perché la Aston Villa. Bisognerebbe chiedersi se giocasse nel Real Madrid perché il Real Madrid lascia andare via Douglas Lewis. Ma se lo lascia andare via la Aston Villa non bisogna farsi questa domanda. E la risposta è molto semplice, ripeto. Aston Villa poi si diciamo potrebbe orientare su McKennie, come ho detto oggi, ma resta il fatto che Douglas Lewis, di fronte a questa prospettiva qua, scegliere tra Aston Villa e Juventus credo che non abbia il minimo dubbio. Quindi attenzione quando formulate questi pensieri. Si sta parlando di centrocampo, naturalmente, che è il punto da cui deve ripartire la ricostruzione di una squadra. A breve avremo risposte su Rabiot, o da Rabiot, o meglio dalla mamma di Rabiot, perché lui ha già detto sì, da quello che mi risulta. Lui ha già detto sì alla Juve. Bisogna capire la mamma cosa ne pensa. La Juve ha dato questa volta perentoriamente una sorta di ultimatum, ossia la risposta deve arrivare prima dell'inizio dell'Europeo. Non possiamo permetterci di scavallare l'Europeo anche con Rabiot, perché dico anche? Che verrà scavallato in Chiesa il campionato europeo. E per quale motivo? È molto semplice, se non arriva questo accordo ponte, l'unica situazione che può far aumentare nel caso di vendita il valore del cartellino di Chiesa è che disputi un ottimo europeo o comunque un buon europeo nel quale sia anche protagonista. Io gli ho ascoltato l'intervista del papà Chiesa di Enrico, ci ho fatto uno servizio, lo vedrete alle 13 domani nell'edizione, e quello che vi avevo detto su sta bene la Juve, ancora un contratto, Ramadani è un grande procuratore, siamo strafelici e siamo fiduciosi che tutto vada bene, sì, ma dove tutto deve andare bene? Alla Juve con un anno solo di contratto non ci resta. Quindi o arriva al prolungamento, ma le parti sono molto distanti, o lui sarà strafelice, andrà tutto bene con Ramadani, che è un grande procuratore, dall'altra parte. E qua ecco perché si arriva alla necessità di valutare la situazione nell'europeo, perché se l'europeo fosse abbastanza anonimo, comunque il prezzo non calerebbe. Ricordiamo che lui ha un peso a bilancio di 15 milioni. Se lui dovesse fare un buon europeo, chiaramente il prezzo lieviterebbe. Sempre, sempre che vada via. Vorrei che fosse chiara un'altra cosa. Non è che Thiago Motta ha detto vendetelo, non lo voglio neanche vedere, per carità. No, ma di fronte alla prospettiva che possa partire, non ha detto di no. Perché? Perché ci sono queste ragioni anche di ordine tattico di cui vi ho già parlato diverse volte. Credo che le spiegazioni siano molto semplici. Parleremo nei prossimi giorni anche di Locatelli, perché sta rischiando di finire sul mercato da quanto mi è arrivato, quindi cercheremo di approfondire anche questa materia. Nel frattempo noi chiudiamo qua, dalla piccola New York di Milano, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani.